ciao, ciao. Layout con ospiti. Oh, cavoli, ecco perché era diverso. Perché è qua? Ok, questa è quella giusta. E non so come mai ha preso questa. Comunque è giusta. Ma perché l'inquadratura non è quella che avevamo stabilito ieri? Cioè, mi piace, mi va bene. Mi sembra un po' buio qua. Io secondo me devo cambiare un po' qualche faretto. Ciao Gindalas. In generale, dico. C'è qualche luce che secondo me non è perfetta. Ma, cioè, vedo abbastanza bene. Però mi sembra buio. Eppure c'è la ring che... Vediamo un attimo. Abbiate pazienza, sto ancora... No, lei è al massimo. Quindi perché? Beh, vabbè, voi come vedete il tutto? Bene, male? Non capisco. Allora. Scusate. Gatto Franz, ciao, ce l'hai fatta, benvenuto, il microfono vale, si mette alla musica, aspettate che io stavo facendo i settaggi adesso. Musica è giusta, dovrebbe essere, ieri siamo a posto. Ciao Franz, benvenuto, dopo non so quanto tempo tu hai cercato di essere presente, ma perché? Niente, io me l'ho messa allo smalto stamattina, ma è venuto uno schifo, mi sa che lo devo togliere. Vabbè. Vedo bene, ok, mi fa piacere, io è che sono troppo così quando giro, aspetta, scusate, finisco veramente un attimo qua di... Devo stare così, più così dovrebbe stare. Ok, uccido robe. Dicevo, ciao Franz, benvenuto, è tanto che speravi di essere partecipe, ma di solito lavori questa brutta cosa. E poi in questi giorni hai pensato addirittura di avere una vita sociale. Come hai osato invece di essere in diretta qua con noi, con me, con i nostri amici? Perché? Perché fai queste cose? Perché pensi di avere una vita? Non devi, cioè. Nerd fino in fondo, ok? Ok. Ieri questo si è scaldato tantissimo, ci avrei potuto cuocere un uovo sopra, adesso starà lì. E mi sa che appunto dopo dovrò o togliere o risistemare lo smalto, che speravo di fare una cosa veloce e carina, e invece sta venendo uno schifo. Quando mai? È che per mettere lo smalto decentemente bisogna star fermi con le mani ed è una cosa che io proprio non riesco a fare, cioè è veramente, veramente più forte di me. Chiudiamo questo, la musica dovrebbe essere a posto, ci siamo. Allora, scusate che mi vado a riprendere sia la reference, questa, che la chat più grande, se no non vi leggo. Okay. Allora, le stelle sono propizie. Brilliamo! Ok, tossicchio sempre comunque, ma più o meno la situazione va meglio. Speriamo che oggi è finito il cortisone. Speriamo che non fossero quelle a tenermi su e che tipo tra 2 giorni mi ritrovo di nuovo così, perché non ne posso veramente più. E lo sapete, d'altra parte, dopo più di un mese di rompimento di balle, l'acqua è lontana, vado ad allungarmi a prendere l'acqua. Ieri diretta record, devo dire, sia per lunghezza, perché ieri l'ho fatta effettivamente lunga, oggi non ho il tempo, avevo messo il cellulare in carica, forse questo mi ha tenuto più tranquilla, perché ho sempre paura che vada, si scarichi troppo, non lo so. Però oggi non posso perché appunto questo ieri non era collegato alla ring, non al telefono, ma si è scaldato tantissimo e quindi oggi non ho il telefono in carica, quindi vediamo cosa riusciamo a fare. E prima o poi riuscirò ad avere una cam anche su questo, quindi slegare dal telefono e essere più una streamer più così. Sì, l'intensità della ring è al massimo. Infatti non mi spiego questa cosa, perché non so, cioè forse mi piace di più così oggi. Però sì, è massimo. Boh. Non so dirti come mai sia così, anche perché le luci sono quelle di ieri. Non so spiegare, cioè la cosa, anche a me sembra buia.
forse va meglio così. No, è che ieri sera abbiamo fatto delle prove per di inquadratura, cosa, ci stiamo cambiando i cosi, i vari settaggi. È che secondo me dover cambiare ogni volta e spostarla non è una buona idea. Comunque così, dai, mi piace abbastanza e... Ok, ce la facciamo. Sì, è vero, poi l'effetto Barbara d'Urso me lo volevo risparmiare, che preferivo così. Va bene, allora, dunque, dicevo, ieri diretta record, sia per lunghezza, che è durata comunque quasi 2 ore, è stato divertente, mi è passata tantissimo, cioè, io onestamente non mi sono accorta di fare una diretta così più lunga, generalmente, come dicevo, ho sempre un po' paura che il cellulare mi abbandoni, perché comunque ciuccia tantissimo, ovviamente. Ciao Augustus Dux! Così ci piace ancora in armonia con Natale. Come in armonia con Natale? No, no! Ecco, no, Barbara D'Urso, ma di no! Vabbè, no, Barbara D'Urso, no. Vi prego assolutamente no. E, ho anche un vestitino oggi, non si nota, ma oggi sono anche un po' carina. Ci provo. Le luci fortissime in studio per piallare le rughe, esattamente. Esattamente. E io ne ho bisogno. Comincio ad avere... Perché tengo una certa. E dunque, pronti per Capodanno? Domani è il 31 dicembre, vero? È il 31 domani? Sì, scusate, ho guardato il calendario. Domani è il 31 dicembre, quindi siete pronti, siete caldi, avete fatto già i vostri bei programmini per Capodanno. Io sono incerta se mettere questi calzini. Sì, qui che ho adesso. O delle pantofole. Sono questi dubbi atroci, ma chissà cosa. Tu non hai rughe, no, non ho rughe, è vero, però comincio a avere il volto che non è esattamente più armonico e pienotto come quando avevo 30 anni. E, no, è vero, non ho rughe, cioè, per fortuna no, di espressione sì, ma perché sono in manga. E a proposito di manga, ieri pomeriggio ho portato il tasso del miele, cioè, siamo andati da un amichetto, poi ho detto, senti, il tasso del miele, stiamo passando davanti al negozio, hai bisogno di magliette perché stai crescendo letteralmente a botte di settimane, andiamo a prenderne un paio, quello più grandi. E lì poi ho visto questa t-shirt di Sailor Moon di Usagi proprio, e l'ho guardata, ho detto, ovviamente nel reparto bambina, l'ho guardata, ho detto, guardo la taglia, l'età, ok, cioè vedo altezza 1,70 m, io sono 1,68 m, ok, dai, ce la posso fare, 15 anni di età, ma andava bene, tanto 15 anni ci sto dentro più volte, e quindi me la sono portata a casa, e adesso è a manica corta, quindi mi toccherà aspettare qualche stagione per mostrarvela qua in diretta, ma lo farò. La fresca ma è inclinata, sì, è inclinata, non ti piace così inclinata? È carina, mi piace così inclinata. Ovviamente c'è Stream Elements che vi ricorda di fare cose, voi seguite i consigli di Stream Elements perché Stream Elements è saggio. Vuoi che la raddrizzi un po' la pesca? Io posso provare, perché qua continuiamo a cambiare tutto sempre. Ecco, Zio Augustus Dux dorme stanotte, no? Viene mal di mare. Ecco, mi fa sentire storto, va meglio così? A me piaceva invece un po' storta, no? Comunque, ma Lord Omega, ma perché in sti giorni Lord Omega? Cioè, a me serve lui e non c'è. Adesso vado a prenderlo a... Scusate. Questi sono i miei smalti. Ne ho un pochino. Ah. Ok. Oh. Sì, ma leggermente sì. Ok. Va bene. Allora. Ieri ho fatto tra l'altro un po' di acquisti per le mie questioni artistiche, nel senso che ho comprato cose che volevo usare in diretta. Alcune sono tipo, ve le faccio vedere, questi qua, sono dei pennellini da trucco, da sfumini, che ho visto usare in anche questo. Anche questo sono tutti pennelli da trucco che ho visto però ultimamente molto usare con la graffite ed ero curiosa, proprio detto perché non provare, e quindi li ho presi. Ho anche preso questo, però oggi non lo userò perché oggi non uso l'acquarello per tenere umidi, è vuoto per tenere umidi gli acquarelli. E queste cose molto, non so se siano cialtronate, se siano cose
fighe da vedere perché ti fai i video e allora si dice, oh, come sei professionale! Tipo questa. Questa no, questa devo dire che come ho fatto a vivere senza? L'amo, la adoro. Andrò sempre in giro così io. E perché questa, devo dire che mi sto rendendo conto che questa è utile. E niente, quindi ho fatto questi acquisti e tra l'altro vi avevo detto anche, aspetta, hola, ciao Giovane Duca, Augustus Dux dice comunque ho sbrogliato la nostra burocrazia, cioè vuol dire che hai pagato in live, perché parliamo come mangiamo, hai pagato in live, grazie. E allora, ha letto che infatti mi sto alzando ora, oh, povero Lord Omega, io vi vengo a pescare a casa, vi conosco, vi vengo a pescare a casa. Poi, come vi dicevo, sempre per questioni di diretta, cioè di disegno, ho notato che stanno usando questi sono dei, chiamiamoli pennelli da smalto, sono quelli per farsi i cosi, me li ero presi perché credevo provare a farli, ma non c'è più tempo, perché ci impiegherei veramente troppo, io ce la faccio a stare un'ora e mezza a sistemarmi le unghie, no, già faccio fatica ad andare alla parrucchia una volta ogni mese, figurati queste cose qua. Però ho notato che usano quelli molto sottili, che se non erro è questo, il più sottile di tutti. No, sì, questo giallo. Vabbè, li usano per fare, per sempre per disegnare, cioè per creare, adesso non so se su questo supporto funziona. Sì, un po'. I solchi, per fare i capelli. Ok? Perché così quando poi ci passi sopra, questo qua devo stare attenta a non grattare che è carta, questa ovviamente. Quando ci passi poi sopra con la grafite, il solco resta e fa di per sé il suo lavoro. E l'ho trovato molto interessante. Adesso su questo farò così un po' di prove en passant, poi magari organizzerò un disegno più strutturato, pensato per questa cosa qua. Allora, sì, ok, pagato in live, fantastico. Letteralmente ci viene a pescare a casa. Sì, esatto. Io sono fondamentalmente il vostro incubo, non vi libererete mai di me, lo so, che vi dica. E quindi niente, sono curiosa di provare questa cosa qui, potrei provarla in effetti su un altro foglio giusto per vedere, ma perché? Stream Elements vi ricorda di seguirmi su Twitch, Instagram, Facebook e TikTok, anche se non c'è scritto, ve lo dico io. E mi raccomando, fate i bravi e anche appunto cosa fare se sei una abbonato a Amazon Prime, l'abbonamento a Twitch è gratuito e per me è un gran piacere. Per favore, guarda qua, mi partono gli smalti, guarda, ma che schifo. Dicevo, per favore mettete i follow su Twitch, in questo caso i like, vi prego, perché voi immagino ne seguiate tantissimi, ma per noi è importante, per cui anche su YouTube andate, iscrivetevi, vi ricordo che il canale è FMC underscore arte, e mettete like ai video, commentate, per favore, è importantissimo. Come è importantissimo per chi segue eventualmente uno streamer su Twitch, fate click, dannazione, soprattutto se avete Amazon Prime, a voi non costa assolutamente niente un seguito o un abbonamento, quindi vi prego. Ecco, scusate, ho fatto il mio annuncio fin di fine anno, non so se riesco a capire se, cioè un po' di segno lo vedo, voi immagino di no, ci sta, anche per questo è poi un supporto che ho creato io, non so se c'è il coso sotto, quindi vediamo cosa succede. Tra l'altro mi ero dimenticata che mi ero presa questa bellissima, tra l'altro se riesco ad aprirla, eccola, se provate questa scatolina qua. Questa, ripeto, me l'ha data in omaggio quando ho fatto gli acquisti, ma questa no. E questa dovrebbe servire proprio a fare queste cose che sto facendo adesso. Vediamo un po'. Se si nota qualcosa. Allora, si notano altri segni, quelli lì forse sono troppo sottili per questa. Mm.
No, ho perso la connessione. Questa volta me ne sono accorta subito. Perché mi dà connessione instabile stamattina. Ah, ma è tornata da sola. Ci sei? A posto, a posto. Vai, fatto. Proviamo questo pennello che è molto morbido. Vediamo. Poi la mia analisi in questo caso è un po', come dire, mitigata dal fatto che non ho un supporto standard, cioè c'è questa base acrilica che secondo me non è detto che permetta benissimo di sfumare. Quindi vediamo. Ma insomma, dai, raccontatemi un po' cosa fate per Capodanno, cosa. Proviamo questo. Ah, questo mi garba. Carino. Queste cose perché non te le, cioè la scuola non le hanno spiegate, non mi spiegano gli insegnanti queste cose qua. No. Allora io volevo prendere uno migliore, nel senso uno un po' più grosso e rigido, ma ieri non l'ho trovato e allora mi sono accontentata di questa serie da 1 euro forse. Ma non è per niente male questo sistema. Interessante. Adesso non sto capendo se sto facendo un tutorial di trucco o un tutorial di disegno, ma non importa, ragazzi, cioè in qualche modo ce la capiamo. Allora, non è comodissimo farlo in questo senso qua, avrei preferito un pennello più rigido. Comunque, chill. Tutto bene di sopra? Cucina, chill, sud-est asiatica. Oh, on main, maratona sugli anelli. Oh, che bello. Festa in casa, 15 persone, cibo, cibo, cibo. Niente gatti? Se ci si scappa, un lupus in tavola. FMC make-up, sì, ma ci manca anche quello. No, beh, in realtà penso che delle vere make-up artist potrebbero avere dei farsi di all'orticaria se seguissero i miei consigli. Io sono 3 giorni in Toscana, beato te. No, niente gatti, ma ieri sono stata al bar dei gatti qui, quello dell'Aurora. Credo che è ereditato, ma ha preso in gestione l'Aurora. Allora, magari trovo un modo di farlo, se lo blocco col dito è meglio. Sì. E com'è stato? Bello? Gatti, gattoni, soprattutto. Sono soddisfatta, mi sta piacendo sta cosa. È molto carino come locale. Una ragazza che conosciamo ha preso in gestione a Udine, mi pare, gatto caffè. E niente, è da poco, tra l'altro proprio pochissimo, proprio fatto il passaggio. E Franz è andato. Quindi mi spiace che sia lontano, se no andavo volentieri a trovarla. Ecco, vicino a Udine, grazie. Mi spiace appunto, non un po' fuori mano per quanto mi riguarda. Già non riesco ad andare ai locali qua, a 1 chilometro da casa mia. Però sono insomma contenta, sembra molto felice lei. Bene, bene. Tanto proseguo, ragazzi, con il mio nuovo modo di colorare qua, di fare cose. Siamo oltre la barriera. C'era un bar con i gatti qui a Torino.
Io non potrei mai andarci col consorte perché comincio a starnutire. Però ci andrei volentieri col tasso del miele, potrebbe essere divertente per lei, secondo me. Anche perché appunto col fatto che il consorte è allergico ai gatti, difficilmente abbiamo purtroppo contatti con i gatti, per cui che non ne abbiamo, quindi a parte quelli che dei vicini così eccetera, mi piacerebbe quindi, cioè, mi piace che ogni tanto anche lei abbia felini contatti. Per l'appunto la 68B, questa cos'è? Questa è una 2B, andiamo sul classico 68B, che però anche qua vediamo un po' le differenze tra questa 6B. Una volta che passate vicino, sì, volentieri, facevano troppo con la panna. Se te lo tieni gigante, cercavano di rubarti la panna. Dai, giura! Grande! Che spasso! Questa cosa che il gatto ti ruba la panna. Invece io ricordo dell'ultimo gatto che... Io ho sempre avuto animali in vita mia. Quando ero piccola poi abitavo in campagna, quindi ho avuto svariati gatti, tanti gatti, insomma. E l'ultimo gatto che ho avuto, Moncicci, faccia all'anima sua, una volta mi ha fatto troppo ridere, perché intanto era tipo il principe Giovanni del Robin Hood della Disney. Cioè proprio mammosissimo con mia mamma, era proprio... Proprio questo mio golato da gatto da adulto, perché insomma, è passato a miglior vita, ha esaurito le sue vite tipo 17 anni, e proprio aveva questa mia golata da gattino, uguale. E ogni tanto perdeva la voce, quindi la faceva rossa, era molto divertente, sembrava una capra, o addirittura in silenzio, proprio apriva la bocca e non aveva voce. C'era Andrea che lo prendeva molto in giro per questo. Vabbè, detto ciò, era Natale, un giorno di pranzo di Natale, e mia mamma stava preparando la tavola, ha portato le tartine, erano delle fette di pane, quello tagliato a quello per tartine, insomma, quello senza crosta, fatto piccolino a quadratini, messo sulla tavola, e non mi ricordo cosa mi dice di preciso la frase. Io però le guardo questo piatto da portata, quindi grande, cioè, mamma, ma perché ci c'è il pane vuoto? Ma come il pane vuoto? E mamma, sì, non c'è il pane. E gli esce dalla cucina e gli va a fare, ma sei perché sei fumata qualcosa? Andiamo a vedere, praticamente c'erano tutte le fettine di pane vuote, pulite. In sostanza, mia madre aveva messo il patè di olive, forse anche con l'oliva sopra, e il gatto se ne era spazzolati tutti, ma pulendo molto elegantemente tutto il pane, per cui sembrava esserli a posto. E male che ce ne siamo accorti prima che tipo arrivasse qualcuno e usasse per metterci qualcosa da mangiare. Vabbè, fu divertente. Da lì abbiamo scoperto che questo gatto aveva una passione per le olive. Tra l'altro, ho scoperto in generale che i gatti spesso hanno una passione per le olive. E in sostanza, niente, lui amava le olive, e quando il poteva rubava cosa con le olive. Mai come il furetto con la birra, ma ok. Un gatto ieri si è piazzato sotto il passeggino della bimba di un'amica e non si voleva schiodare. Probabilmente aspettava odorini o cose così. I bimbi hanno un sacco di odori interessanti, ma proprio tanti. Invece stamattina ho sentito entrare un figlio sotto le coperte, pensavo fosse la mia, quella piccola, invece era il cane che si era entrato sotto le coperte e si era pallottolato contro le mie gambe. Cosa che di solito non fa più, perché appunto dopo viene piallato da qualcuno che salta sul letto e lo schiaccia. E invece, vabbè, poverino, ci ha provato stamattina. Comunque, stavo
dicendo, poi mi sono persa perché chiacchiero. Ieri Diretta Record, perché ha avuto un sacco di visualizzazioni ed è una diretta in singola, di solito sono le dirette che hanno la doppia, hanno questo genere di visualizzazioni. Sono molto contenta, quindi grazie a chi ha seguito, grazie a chi guarda, eccetera eccetera. Un furetto con la birra, sì, ho avuto un furetto per svariati anni, anzi una furetta, ed era tutto molto divertente con lei, era un po' uno spasso, e solo che abbiamo scoperto che tendeva a rubare la birra, ma anche aprire il frigorifero e andare a prendersela. Bisogna stare molto attenti, ovviamente, non è il caso. Era così. Questa deve essere una mina, ma conoscendomi, vabbè. Oddio, è duretta, può essere che sia anche un H qualcosa. Pubblicità? No. Allora, io vi ho promesso la cosa della scatola, ma preferivo ci fosse Lord Omega, che mi ha detto che si sta alzando adesso perché ha l'influenza. Quindi aspettiamo un altro po' e vediamo se riusciamo a fare questa cosa della scatola con lui, che preferirei, peccato perché me l'ha regalata lui, altrimenti la faremo da soli e ci piace. Insomma. Tra l'altro ieri ci hanno regalato delle, nostra amica che è venuta a trovarci, ciao Vero Spiders, delle penne glitterate, e lui fa per le dirette, grazie, è un bellissimo pensiero, le userò, ma ovviamente non era solo per me il regalo, per cui dovrò dividere le penne glitterate col tasso del miele. Sarà arduo, molto arduo. Furetto alcolista, furetto vizioso, cioè, ragazzi, guarda, sì, ma ne ha fatte di ogni, era. Bisognava essere psicologicamente pronti a convivere con un furetto. In realtà mi manca tantissimo, vabbè, perché sono, ti riempiono veramente tanto la vita, ma ad oggi non riuscirei a starci dietro. Sono animali che ovviamente richiedono, come tutti, molta attenzione. In questo periodo della mia vita mi rendo conto che già il povero cane a volte viene, passatemi il termine, sacrificato un po', perché ovviamente il tasso del miele prende veramente tanto, molto impegnativo il tasso del miele. Saluterò il tasso di miele dopo, sì, adesso no, perché se lo saluto adesso viene giù e la diretta finisce. Noi invece, parlando sempre di Capodanno, domani sera avremo gente a cena, ma solo a cena. Perché essendo persone con altri tassi del miele abbiamo deciso di fare una roba semplice. E quindi poi probabilmente ci sarà la messa a letto normale. E poi io e il signor Zoffoli abbiamo l'impegno di brindare staffando qualcosa perché non porti sfiga come nel 2019-20. Quindi mai più brindisi analcolico, mai più. Ieri fra l'altro stavo sentendo, forse insomma, mi sto appassionando a TikTok, mannaggia, che cavolo. E ieri sera stavo guardando appunto varie cose, anche cose un pelo più serie, che parlavano di quello che succede in Cina. Sono un po' notizie non proprio bellissime, ma vabbè. Non voglio rattristare nessuno, tanto io qua vado avanti a sporcare di fatto il mio disegno per avere gli effetti che voglio avere. Oh no, Brindisi, oh, romanticissimo, guarda, ci guarderemo, faremo. Speriamo che sto anno non sia come il 2020. Penso che sarà un tormentone che andrà avanti parecchio tempo. Infatti c'è ancora qua perché il 2020 avevo un'agenda bellissima, non l'ho usata. Per cui ce l'ho proprio, mi è rimasto proprio sul groppo tutto. Mm.
Ok, potrei decidere di fare qualche intervento ad acrilico bianco. Adesso finisco di fare ancora un po' di cose. Poi, come vi dicevo, per tirare fuori bianchi, che più bianchi non si può, probabilmente userò l'acrilico. L'acrilico bianco, quello più bianco che ho, vari bianchi, ovviamente. Allora, come vi ho più o meno forse detto nelle storie svarie, questa dovrebbe essere l'ultima diretta dell'anno, perché domani ho un impegno domattina e domani pomeriggio. Allora, sto accarezzando l'idea se riesco di fare una diretta dopo pranzo, ok, nel pomeriggio, in qualche orario. Bisogna un po' capire anche per l'organizzazione della cena, eccetera, come fare, però magari prestino sul dopo pranzo, giusto per chiudere un po', però non ve lo assicuro. È che appunto domani mattina ha preso un impegno e quindi mi tocca sa a meno che non salti per qualche ragione o cambi. Anzi, quasi quasi, visto adesso online la persona con cui ho. Dani World 9, si pronuncia così? Benvenuto, benvenuta sul mio canale. Sto chiacchierando, ovviamente come faccio sempre, e disegnando. Sto portando avanti questo disegno, questo esperimento, perché sto sperimentando un po' di cose insieme, anche un po' a caso probabilmente, ma. Però io non ve lo dico, così non lo sapete, sembrata. E l'idea che potete avere è che sia professionalissima. Shh. Adesso sei detto fra me e voi. Anzi, fra me e. Vabbè, me il segno. Grazie! Dov'è? Ho spostato il pipistrello, non lo stavo trovando. Ah! Grazie! Gentilissimo! Vi ricordo che c'è la novità dell'oracolo. Potete andare a riscattare con più punti in ogni canale. Potete riscattare la domanda, vi per favore. Oh, il 120esimo! Grazie! Ti voglio bene. E allora, direi che Danny Ward ti sei conquistato, ti sei guadagnato una domanda all'oracolo. Così, a gratis. Quindi, hai una domanda da fare? Il nostro oracolo ti risponderà. Dai, pensa a una domanda, falla e facciamo questa cosa qua in diretta. Intanto farò ridere il pipistrello per Augustus Dux, perché sennò non è un bambino felice. Carino quel coso. 120! Yuhu, sono felice, grazie. Quindi, in attesa della domanda, ma mi raccomando. Abbiamo già provato ieri, abbiamo già scaldato i motori ieri, questa cosa ci accompagnerà nel 2023 e faremo un sacco di domande. Quindi potete chiedere quello che volete e il nostro oracolo vi risponderà. Mi sono tra qui, intanto che vado avanti con questo. Anche se sono sempre più convinta che tra un po' dovrò prendere il bianco. Così. Allora, tra queste matite, devo dire che preferisco queste, almeno per il mio modo di disegnare, perché questa 6B è molto grassa, non mi piace averle risposte subito per questa scoperta al momento opportuno. Ok, allora niente, va bene. Molto saggio comunque. Dicevo, tra queste preferisco, mi trovo meglio con questa, è più, non lo so, forse per il mio tipo di lavoro è più, come dire, più, cioè, più. Ma questa è una 9B addirittura, perché mi sembrava molto grassa. Mi sembra. Sono più secche, però.
forse riesco a modulare meglio nel mio modo di usare le matite l'intensità del tratto rispetto alla stessa cosa. Sono 2-6B entrambe, vedete? Sì, vedete? Ok, sono 2-6B, ma ovviamente sono diverse. Questa è decisamente più grassa, questa un po' meno. E mi piace forse di più quella meno grassa. Come sempre, mi piace specificare che non è detto che una cosa sia migliore o peggiore a priori, ma dipende anche dall'uso che ne fai, cioè dalla persona, quindi al gusto proprio personale, sensibilità personale, e poi anche come la stai usando, cioè con che materiali. Per queste parti più scure invece questa rende meglio. C'è un po' di troppo lucido, penso che non vedo bene io quello che sto facendo. Sei mancina? Già, assolutamente sì. A volte riesco, mi trovo a tipo sistemare qualcosa anche con l'altra mano, ma è molto raro. Quando per esempio devo fare i fondi dei quadri, allora magari mi stufo a usare una mano sola e uso anche l'altra, ma sto dando pennellate a caso. Ah, mancino anche tu! Fantastico! Adesso che non ci correggono più. Ma disegni anche tu? Scrivi? Cosa fai? Cosa fai nella vita? In questo periodo immagino niente, nel senso siamo più o meno periodo di ferie. Però che fai? Raccontaci di te. Comunque, oggi volevo svelare il mistero di questo, ve lo ricordo. Ah. Su cosa c'è qua dentro. Lo farò, facciamo. Quindi, restate con me che lo facciamo. Anche se ieri nelle varie prove che abbiamo fatto... Mamma mia, che lucido sto coso, sto facendo risposto. Che lucido, devo girare il foglio, che non vedo cosa sto facendo. È molto lucido, veramente un sacco, non so se a voi lo notate. Io ho un riflesso molto strano qui, almeno in questa zona, e giuro non sto vedendo, sto continuando a spostarmi perché non vedo cosa faccio. No, con gli hobby più grandi ho la fotografia. Poi altri hobby tipo videogiochi e cose varie che sto scoprendo ora, come la pesca. Ok. Fotografia, interessante, vabbè, immagine digitale non analogica, anche se comunque per me è analogico. I bianchi e neri analogici in fotografia secondo me sono ancora di una bellezza inarrivabile. Ho visto dei percorsi artistici dove l'artista era riuscito a rendere la cosa in maniera praticamente identica. Però secondo me l'analogico bianco e nero è ancora il top, gusto personale, ovviamente. E videogiochi di che tipo? Perché qua, guarda, in questa chat si conosce, cioè c'è gente che videogioca ben volentieri. Forse oggi manca qualcuno della community più nerd, ma secondo me tipo Gindalas o Augustus Dux, ma anche Madmunga qualcosino, potrebbero darti soddisfazioni. La pesca. Ah, la pesca è complicata, so, a livello teorico, perché non, forse l'ho praticata una volta da bambina, però so che la pesca è un hobby molto complicato. Titoli come Dark Souls sono un nuovo gioco, non tiri pure d'altro, ma videogiochi e basta, fai anche, non so, il gioco da tavolo, oppure il gioco di ruolo, perché qua siamo, anche qui, cioè, siamo parecchio nerd, praticamente tutti giocatori di ruolo, in un modo o nell'altro, questa community è così. Ma ricordatevi, io non sono nerd, mi devo fare stampare, io voglio un neon qua dietro, ok, con scritto io non sono nerd. Ok, per il prossimo Natale lo voglio qua.
Sì, giochicchio anch'io, ma Souls-like no. No, quello pure perché non avessi nessuno. Perché non ha... Ah, ok. Beh, sai che ci sono anche comunità online, tipo Play by Chat, dove puoi giocare di ruolo online, cartaceo oppure live. No, certo, non so, no, so, io non sono nerd. Non avete prove? Che prove avete che io sia nerd? Che prove avete? Non ce ne sono. Non vedo nulla io che... Non vedo nulla. Nulla. Che prove avete? Ecco. Giocato Elden Ring, vero? Gatto Franz, che dici? Ingrid, benvenuta! Oggi sto facendo degli esperimenti tecnici, Ingrid. Davvero? No, oggi. Sciocchina, oggi. Anche oggi sto facendo degli esperimenti tecnici. Io non ce la faccio a usare due volte la stessa tecnica, ragazzi. Non ci riesco. Mi annoio. Cioè, non voglio fare. Non è per far la figa, per fare la. No, è proprio che mi annoio. Comunque, allora. Certo, ho un faldone di foto. Dai, ma di gatti, conoscendoti. Buongiorno, sì, ma quello che mi è piaciuto meno. Io cucino e ti ascolto. Cosa cucini, Ingrid? Dani, ti sono stretto, uno dei miei preferiti è Dark Souls 2. Cucio, non cucino. Ah, cosa cuci? Anche qua, vai, cosa stai cucendo? Cucendo, ho detto giusto, sì. Guarda, ero curiosa di provare, perché ultimamente, frequentando molti social, perché appunto sto cercando di imparare a usarli meglio del mio essere boomer. Ho visto tante volte usare con le graffite, cioè tipo quello che sto facendo adesso, non su un supporto così, ma adesso è una prova. Pennelli da trucco tipo questo, o sfumini da trucco tipo questo. E così ieri che sono passata dai cinesi, mi sono presa questo. Perché io ne ave non ho, questo è un settore morbido, ovviamente, quelli che ho io adesso magari per acrilico. Quindi non li voglio usare, o per olio neanche, o acquarello no, per queste cose qui, perché sennò poi si sporcano. E allora ne ho preso uno così, e poi questo set di 6-10 che c'erano, perché non ne ho trovato uno più grande, e ho preso questi qui. Sto provando a usarli sfumandole con le matite, e devo dire che sono molto soddisfatta, non me lo aspettavo, perché io usavo le dita o lo straccio, il fazzoletto, e invece questa cosa mi sta aprendo un mondo. Come anche altri questi, però questi su questo non vanno bene, che sono sempre pennelli, chiamiamoli così, da smalto, che mi ero presa per disegnarmi le unghie, ma poi non lo faccio mai, quindi userò per disegnare, ma su altri supporti, su questo genere di carta, visto che c'è l'acrilico sotto, c'è la modellante acrilico sotto, non segna. E quindi sono curiosa. E poi questo, che però userò nei prossimi giorni quando userò l'acquarello, perché ho visto usare per tenere gli acquarelli umidi, ok? Può essere utile, non lo so, lo scopriremo prossimamente. Quindi queste sono un po' le novità. Poi ho i pennelli, questi qua che userò, ma quando appunto oggi non sto usando pennelli. E ho un po' di robe nuove con cui introdurrò, sto introducendo e introdurremo il prossimo anno di dirette, e spero che troverete interessante quello che vi sto preparando. Ecco. Allora, avete un po' scritto, scusate, mi sono persa nella chat, adesso vado a leggere. Ok, mi è piaciuta l'ambientazione di Elden Ring, fantastica. Tovaglie per un tipo che ha deciso di unire le centinaia di fase di stop non utilizzati. Beh, è interessante questa cosa. Ne voglio anch'io qualcuno che dovrei usare. Io però volevo farci. Io mi sto tenendo un sacco di cose per farmi costumi da live, ma praticamente avrei bisogno di un'altra vita per fare quello che vorrei fare di cucito. Però, interessante. Bene? Divertiti. Allora, mi spiace che non stia arrivando Lord Omega, ma aspetta, provo a vedere se... Vediamo se riesce a passare, se sente bene, poveretto, influenzato. Allora, vediamo un altro pochino, poi... E poi, signori, torniamo.
richiamo la vostra attenzione per la first choice. Ciao, ciao, ciao Dani, grazie, buon live, buon prossima live, sì, buone feste e buon Capodanno se non ci vediamo. Grazie, alla prossima, ciao. Dicevo, ragazzi, questo, cosa c'è qua dentro? È letteralmente la domanda dell'anno. Allora, questo è, credo sia l'inganno massimo. La cosa più, come posso dire, ok, come dicevo ieri, la risposta è 42, bravo, esatto, abbiamo finito la live, ciao, andiamo a casa, colori a olio. Allora, come dicevo ieri, abbiamo tutti delle certezze, la nostra realtà, più o meno complottata che sia, si basa su delle certezze che ci diamo o che siano assolute. Questa dovrebbe essere assoluta e non relativa, e invece colori a olio, soft pastel, esatto. Queste scatole voi sapete benissimo che contengono, che insomma toccano il nostro immaginario in un certo modo. Quindi, signori, secondo voi, allora, Ingrid dice che ci sono dentro colori a olio o soft pastel, se è nuova sono biscotti, ma magari non era nuova e io l'ho chiusa apposta per fuorviarvi, chi può dirlo? Potrei arrivare a questi livelli di malvagità. Ciao Lord Omega, come stai? Stai male? Hai l'influenza? Ma insomma, un poverino. Comunque dai, siamo qua. Allora, questa scatola di metallo, come vi dicevo, racchiude le certezze, le illusioni, le speranze di molti. Fuorviatrice. Di solito qua dentro sappiamo tutti cosa c'è. Principalmente queste sono scatole dove all'interno ci sono cose di cucito. E altrimenti, effettivamente, come dice giustamente anche Ingrid, potrebbero esserci un altro disegno. Qual è la delusione massima? Secondo me ieri la teiera di Alice l'ha sintetizzata molto bene. La teiera di Alice ieri è stata molto brava nel dire che una volta aprivi questa scatola ci trovavi cose di cucito e eri deluso. Adesso apri questa scatola, ci trovi biscotti e sei deluso. Quindi, signori, arriviamo al dunque. Concentratevi, pensateci bene e scrivetemi in chat cosa c'è qua dentro secondo voi. E poi io aprirò la scatola e vediamo chi ha vinto. E chi ha vinto si vince un... non lo so, ci devo pensare, però vince qualcosa. Allora, qua dentro c'è un micio. Il rumore, un micio molto piccolo. Vince una cippa. Potrebbe. C'è una scatola di occhi. Ecco, questo potrebbe essere un bellissimo regalo. Ma più che occhi, per me è Brufen. Sono più tipo da Brufen. Occhi solo raramente. E quando serve. Se è un micio lo scuoti così, ti sbrana la faccia quando lo apri. Vabbè, non ho sentito versi, però. Bene, pronti? Pronti uno? Perché non faccio le clip in questi momenti? E se vuoi lo rifaccio e fai la clip, non è un problema, basta dirlo.
Che ricordi d'infanzia, mi sembri la Carrà quando dovevi indovinare quanti fagioli c'erano nella... Allora, sperando che la Carrà, cioè l'animatore, non si offenda, per me è un grande complimento. Per cui... Scusate. Suspanches verrò. Anche se nessuno mi fa mai bere, ragazzi. Io, cioè, capisco che l'acqua fa ruggine, però è necessario per uno streamer bere. Anche per un non streamer, ma insomma... Veramente. Ah, facciamo così. Domanda. Sì, la sto tirando in lungo. Allora, oracolo, dimmi. Saranno contenti di vedere quello che c'è nella scatola? Devo toccare il libro. Devo accarezzare le pagine. E poi aprirlo. Cogli la palla al balzo. Secondo me con questo libro io ho un serio problema di connessione, come con tutto il resto della rete internet, quindi probabilmente è il libro per me. Che figo quel libro. Sì, me l'hanno regalato. Me l'ha regalato un mio amico Mago. Tu non c'eri. Riprendi la diretta di ieri che ti racconto tutto. È anche una diretta molto carina. E me l'ha regalato un mio amico, appunto un mago, un mentalista. È una persona molto particolare, anche per i miei standard di conoscenze. E niente, adesso ho deciso che farà parte delle nostre dirette, almeno quanto il pipistrello arancione qua. Quindi il mio libro dice che devo... No, aiuto, sto perdendo il segnalibro. Allora, che è qua il libro. Pronti? Abracadabra! E uno! E due! E... biscotti! Chi è rimasto deluso ora? Questo è il mio preferito in assoluto. Biscotti! Oh, la clip, grazie! Biscotti! Mante. Ora ti veniamo a prendere a casa. Ora assaggerò. Quale assaggio? Questo. Poi almeno Giulio. Anche perché posso smettere quando voglio. Cioè, io non ho un problema con questi biscotti, perché non sono tipo tra i miei preferiti dal 1886. Ma cucco bene. Non ho problemi. E me ne bastano due. Ma il primo non vale. Cioè, il primo era per far scena, quindi si conta il due dal secondo che ho mangiato. Mamma mia, se sono burrosissimi. Già mi sento le fondo schiena aumentare. Per la prova costume, ma insomma è inverno, quindi bisogna mettere su un po' di ciccia perché fa freddo, non è vero, ma fa freddo, ma non è vero, ma sono buonissimi. E adesso devo scocciarli di nuovo, perché ora vi spiego cosa succederà. Senza mangiare. Allora, sono molto anti-Celeste, sì, perché tu non puoi più... Ma non ti preoccupare, mi sacrifico io per te, Celeste. Cioè, l'amicizia vuole che ci si sacrifichi per gli amici, bisogna anche in qualche modo coprire, no? Passami il termine, le loro mancanze, cioè se loro non riescono a fare qualcosa, ma tu puoi, hai il dovere morale di farla per loro, quindi non ti preoccupare, sono qua per te, mi sacrificherò per tutta la scatola, sarà un sacrificio, ma lo farò solo per te. Figurati, sei composta anch'io.
ma perché sono buonissimi. Adesso vi spiego che io dovrò riprendere lo scotch e scocciarlo di nuovo tutto, perché se no, quando Mad Muga viene a giocare qua, mi rifinisce. Ah, siccome potrei divorziare se mi finisce questi biscotti, mi toccherà scocciarli di nuovo, essere sicura, perché conoscendolo non è che lo scotch lo riscoccia per coprire le mancanze, per cui metto al sicuro. Che bello il matrimonio, ragazzi, è basato su... L'importante è basare il matrimonio su sani principi, tipo Mad Muga, non toccarmi i biscotti al burro. Questo è un sano principio. No, se no, con chi fa il brindisi? Beh, c'è sempre Yanez. E comunque, per stappare una bottiglia non c'è bisogno di avere compagnia, siamo in Veneto. No, voglio dire, no, l'ho detto ad alta voce. Ops. No, adesso scherzando. Adesso... Poi detta così sembra un alcolista, assolutamente no, anzi, cioè proprio no. Ma poi comunque posso farlo dopo. Cioè, da mezzanotte uno. Ecco, no, ops, no, no, cosa ops? E quindi, vabbè, questo è lo scotch di prima, però insomma, ce l'abbiamo fatta. Vabbè, scusate, dovevo farla sta scena, perché la Lord Omega l'altro giorno è venuto a trovarci e come regalo ha portato anche questi biscotti. Cazzo, apprezzatissimo, vai. E ovviamente ho detto, ok, questa scena l'ho fatta, perché chiunque veda quella scatola sa che dentro c'è roba di cucito, cioè lo sai. Non vai andare in camera della nonna, apri i suoi armadi, tirare fuori queste scatole e dentro c'erano aghi, bottoni, fili. Mia nonna poi aveva le scatole lunghe, dove teneva i fili lunghi così, io non ho mai capito perché. Beh, pezzi di filo quasi inutilizzabili, perché fai due giri, no? Li teneva tutte, e poi stava là a sciogliere, ogni tanto li prendeva, li scioglieva, li faceva, e tutto. Io ho una pazienza che ad oggi proprio, vabbè. E comunque sapevi che là dentro c'erano mediamente dei bottoni? Bottoni o tanti spilli, gli ovetti per i rammendi. Oh, potrei farvi vedere. Allora, non c'entra niente col disegno, ma visto che stiamo parlando di queste cose, mia madre mi ha dato, per l'ennesima volta, robe sue che erano di mia nonna, di robe di cucito, eccetera. E mi ha dato delle scatole che sono, penso, d'epoca. Ancora perde la connessione sto coso. Palle oggi. Dai, forza, impegnati un attimo. Avanti. Ok. Sono scatole d'epoca, assolutamente. Io non so di preciso, non saprei datarle, ma le ho viste in alcuni negozi di usato vintage, e secondo me sono molto vecchie e sono molto belle. E sai che c'è? Ve le faccio vedere. Visto che siamo qua, stavamo parlando di scatole. E queste sono vere scatole con dentro roba di cucito. Allora, io non so datarle. Questa secondo me è molto vecchia, ma anche questa De Riviere, cioè, Repubblica di San Marino. Sono vecchiotte. Avrebbe anche qua, guardate, la serratolina. Cioè, guarda che roba. 5 terre, Alassio. Ha un rumore pazzesco. Portofino, Taormina, Napoli, Capri, Ischia. Ciao Volmark. Ve le apro, ve le faccio vedere. Qua dentro c'è effettivamente roba di cucito che mi ha dato mia madre, che è tutta roba abbastanza vecchia. Questo non è finito, non è così vecchio. Ma queste servivano perché sono delle uova, perché sono quelle cose che servivano per rammendare i calzini o anche cose, i gomiti, robe così. Questo è un vecchissimo, anche enorme per me, anche perché questo non vibra. Questi, sì. Questo è un ago per qualcosa, non so bene cosa, forse tegliere di Alice ci può aiutare. Queste credo fossero per filare, robe simili, altre cose, e anche questo non so bene a cosa servisse. Grazie per te.
Sì, oggi stiamo mischiando cose perché non. È il tombolo, sì. Brava, ecco cos'è il tombolo, sì. Aspetta, quale di questi? Questo? No, questo no, questo. Sembra il nome più nano di Biancaneve, è vero. Le uova, esatto. E, ah, guarda che bello anche questo, che carino. Queste sono appunto cose che erano di mia mamma e di mia nonna. Forse anche della mia bisnonna, questa scatola no ovviamente, perché mia bisnonna era una sarta, effettivamente. I fusi confermo che sono per il tombolo. Questa invece penso sia ancora più vecchia come scatola. Credo, penso. Anche questa aveva la serratura. Qua dentro e qua ci sono. Guardate che belle le etichette della Levito Bartolini, che praticamente è ancora uguale la cosa. Sono vecchiottine. Queste qui sono zafferano in polvere puro, zucchero vanigliato. Mi sa che era una scatola che teneva tipo succo, condimento aromatico. Me la ricordo questa qua di Bartolini con questa nonnina qua. Sì, il tè di Ceylon, regina di Ceylon, Antonio Bertolini, Torino. Vedi, Augustus Dux, mi Torino, mi perscelto. Ah, aspetta, le uova, i fusi sono... Allora, guardate, vi faccio rivedere gli attrezzi. Sono questi. Sono questi qua. Questo penso sia per il tombolo, sì, forse anche questo. Questo è un ago che non so per cosa sia. Anche perché questa sia tutta roba di osso, a naso. E questo anche, non so, Augustus Dux. E non so, questo coso con un ovetto, ma probabilmente mi verrebbe da dire per ramendare i guanti. Cioè, a logica. Questo mi sa che li infilavi e ramendavi. Siccome era così, però magari teglia di Alice ci aiuta a derimere la questione. Anzi, li metterò così in modo che se vuole indicarceli per aiutare a capire. E invece questi sono bottoni, fra l'altro. Scusate, lo rigiro in questo modo, non conosco. Ok, secondo me era per i guanti. Cioè, scusate, userò questo che ho un mezzo guanto. Potrebbe starci. Sto andando a logica, cioè a logica, sto andando a naso, non sto andando. Vedi? Infilavi qua e facevi il ramendino. Secondo me. No. Poi magari c'erano varie misure, sai te, guanti da uomo, guanti da donna. Non so, adesso ovviamente. Ripeto, può essere che magari ci fossero varie misure, io ho solo questo. Ma ripeto, a naso. E questi invece sono proprio, sono bottoni, ma bottoni moderni. A parte questi che sono molto carini. Sono moderni anche questi. Salzburg. Questi non sono assolutamente. Un sacco di bottoni! Dovrò metterli in ordine insieme ai miei. Questo è un sacchettino invece molto vecchio. Altri bottoni. Cioè, Lassa, ti servono i bottoni? Cazzo, chiedimeli. Io neanche se avessi una sartoria vera riuscirei a smaltire tutti questi bottoni. Si stanno pure staccando. Cordino? Ah no, questo è un filo di piombo. Dal peso. Eh sì, questo è un filo di piombo. Da infilare negli ordini delle gonne perché stiano giù, o delle tende. E qua, oh, pasta manerie per bambini. Oh, un pizzo, che carino questo pizzo. Ho fatto un unboxing anche oggi, siamo venuti, che meraviglia, questo è carino. E questi sono elastici. Questo cos'è? Stretch. Ok, fettucce varie. Le fettucce ci piacciono sempre. Le fettucce si usano un sacco. Questo è molto carino, devo metterlo con gli altri pizzi. Ecco, ma infatti anch'io sto. Ho ereditato da talmente tanta gente, anche non parenti, cioè mia nonna, mia madre, la nonna di Andrea, l'altra nonna di Andrea e
zie, prozie, amiche di famiglie anziane che magari avevano una quantità di roba assurda che però nessuno voleva, e mia suocera fa: la vuoi tu? Sì, grazie. Per cui io mi trovo veramente che dovrei veramente avere una sartoria seria per smaltire tutto, e forse non ci riuscirei. E non sto scherzando, ho veramente un sacco di roba. Tra l'altro ieri, giusto per dire, è venuta a trovarmi la mia amica e mi fa: mia madre ha trovato dei vecchi colli di pelliccia. Ieri, così si parla di... Ovviamente permetto che io adoro le pellicce, soprattutto quando l'animale è vivo dentro e sano, tipo il mio cane, è la mia pelliccia preferita. Quindi non mi comprerei mai una pelliccia vera. No. Chiaro che queste ormai sono andate da parecchio tempo e diciamo che ci sono, cioè preferisco, le so fatte dare perché ok, magari le uso e le riciclo, invece che buttarle, perché a questo punto mi sembra più uno spreco buttarle che altro. E se mai dovrò fare dei costumi, piuttosto che prendere un sintetico, che anche in quel caso, per quanto sia ecco pelliccia, bla 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 bla, ho queste e almeno, ripeto, sono pellicce vere. E anche sulle eco ho un po' di, cioè, svariate riserve, per cui siccome molto spesso appunto le uso per, cioè, non ho mai usato pellicce per farmi costumi, ma se dovesse succedere, piuttosto che prendere una eco pelliccia, una sintetica usata eccetera, vabbè, queste qua e via. Mia nonna è la sarta, dai, ne ho uno strappo, ok, concordo al 100%, sì, tanto per dire, queste sono, tra l'altro sono bellissime, devo fartele vedere, sono molto belle, proprio il materiale, cioè è bello, vedi che erano, e sono molto belle, e piuttosto che sprecarle, meglio a questo punto continuare a usarle, e spiegando al tasso del miele che le pellicce sono meravigliose indosso all'animale vivo. Ok, torno, sposto le mie scatole, volevo farvele vedere. Esatto, meglio a questo punto, sì, cioè nel senso, tanto vale usare le cose che ci sono già, ed è un'ottica nella quale bisogna un po' entrare, perché poi c'è tutto il discorso del fast fashion eccetera. Io ho comprato, sono una persona che per esempio compro su Shein, non spessissimo, però mi è capitato. Io però sono anche quel tipo di persona che le robe le durano 20 anni e non riesco a smaltirle, a me non si rovinano. Cioè questo maglione qua io ce l'ho da 10 anni, ok? Si rovina, ma poi magari lo vedete che si sta rovinando, ma lo aggiusto e quindi vado avanti una vita, non ne posso più, ogni tanto vorrei che si rompesse qualcosa, invece no, annaggia. E poi una pelliccia è davvero durevole, sono, ripeto, tra l'altro colli veramente cioè di qualità, adesso parliamoci proprio chiaro. Comunque niente, tenevo a... parlando di scatole, ho preso l'occasione per mostrarvi queste che invece sono, effettivamente hanno una loro storia, e basta, adesso possiamo anche magari tornare a disegnare un altro po'. L'altro giorno, a proposito di handmade, ho fatto questo, ho provato a fare un nerino del buio col tasso del miele. Allora, non facevo pompon da una vita, non sono soddisfattissima, gli occhi sono troppo grandi, però adesso ne proverò a fare un altro più grande, con gli occhi più piccoli, sperando mi venga meglio, perché non riuscivo a... cioè quando tagliavo per il pompon si apriva tutto e si è sfilacciato un sacco, però così, è una cosa carina, anche semplice secondo me. Poi noi qua siamo appassionati di Totoro e quindi... Adesso la mia amica l'ha visto ieri, ne voglio uno anch'io, devo fare uno, cerco di farlo più grande però in questi giorni, lavoretti da fare così a casa, perché nella mia vita poi mi dico sempre un sacco di cose da fare, ma riesco sempre a trovare il modo di farne di più. Allora, andiamo avanti un altro po' su questo, rimetto il mio fighissimo guantino. Scusate. Ok.
che ci sono un po' strana. Non ha degli scuri troppo forti, ma per adesso mi va bene anche così. Era tantissimo che non facevo un lavoro a graffite. Pensare che quando ero piccola, io disegnavo solo, nel senso non coloravo mai niente. Invece adesso che sono adulta è il contrario, cioè praticamente parto a colorare direttamente e non disegno. E un po' il disegno puro mi manca anche. Perché ovviamente il disegno puro richiede determinate abilità che si perdono se non le continui a alimentare. È una questione sempre di allenamento, per cui sento proprio la necessità di rimettermi un attimo in questa cosa qua. Disegnare e basta, quindi proprio per migliorare anche ulteriormente il livello, insomma. O non scendere troppo nello scontato, perché poi diventano automatismi. Allora, meglio della roba e poi una piccola apertura. Ok, siete ancora qua. Benissimo. Ok. Siete andati su YouTube? No, domanda seria. Non andate a vedere il canale YouTube, perché sul canale YouTube io sposto tutto quello, cioè sposto. Su Twitch ci stanno 2 settimane, poi vengono li edito e vengono messi su YouTube. E quindi su YouTube FMC Underscorate trovate tutti i video editati, anche un po' sistemati, che riguardano appunto le mie live. Quindi andate a vederlo, iscrivetevi anche lì, commentate, like, eccetera. E poi c'è Patreon, ovviamente. Ok, vi ricordo che anche quest'opera, se vi interessa, è in vendita, come tutto quello che faccio live e non solo. Ma i sostenitori di Patreon hanno sempre la priorità, per cui fatemi sapere. Mi sono divertita un sacco a usare questi pennelli da trucco. Un po' che avevo voglia di fare un disegno e portarlo avanti per varie live, ecco, una via l'altra. Sono contenta di fare questo, spero vi stia piacendo. Qui c'era un chicco di sale, ah no, da zucchero di prima. Sale, questo fa il sale qua. Allora, so che ci sono delle live in sospeso, quella di Cyberpunk, che cercherò di organizzare quanto prima, forse la sera, adesso vediamo se riusciamo a tornare la sera di settimana prossima, se normalmente andiamo a gennaio, e poi quella del caffè, non vi preoccupate, sicura quella del caffè la voglio organizzare da dopo il 9, penso, perché me lo credo, forse mi è un po' più comodo sulla gestione tutto, casalinga, familiare, che c'è la famiglia qua, per cui... Però anche perché so che ci tenete, non ci siete anche voi, cioè non ci siete tutti regolarmente perché anche voi siete impegnati, eccetera. E quindi volevo farla quando riprendiamo i ritmi normali. E devo ancora scegliere se farla col caffè solubile o col caffè normale. Ci sto ancora pensando. E poi cominceranno le nuove sfide del 2023. Perché dopo aver fatto quella col caffè, volevo fare quella col vino.
so perfect, let me fall for you. You're alone tonight. I'ma get closer to you. I'm falling for you. Like it be the one. I'm falling for you. Yeah. Oh, yeah. Tra l'altro ci sono anche altre live che sto meditando da un po'. Sono delle IRL, perché mi manca moltissimo andare a fare quello che è sketch crawl in giro, cioè prendere il mio album di disegno, i miei acquarelli, andarmene da qualche parte e disegnare dal vivo. E quindi sto pensando di riprendere anche quello, adesso che forse le situazioni sono un po' più agili di muoversi. E quindi sì, segnerò tutto sul quadernino delle dirette e vi faccio, e poi magari l'anno prossimo. Sì, sono belle le IRL, devo un po' organizzare e capire come fare tutto, ma ho tutti i cavalletti necessari, ho persino la mini ring, per cui posso farlo. E tipo andare a Venezia, sarebbe bellissimo fare una cosa del genere, per cui sto studiando anche questa cosa qua da proporvi l'anno prossimo per appunto per le dirette che fanno di Twitch. Sono soddisfatta di come sta avendo questo ritratto. Bene, siamo a un'ora e mezza di diretta, anche oggi siamo andati belli lunghetti. La musichetta, mi piace questa musichetta, mi carica sempre tantissimo. Va bene. Allora, siccome adesso dovrei passare eventualmente a tirare fuori i bianchi, lo facciamo la prossima volta. Così, step by step. E come vi dicevo, mi piacerebbe riuscire a fare una diretta anche domani, ma domattina ho un impegno, quindi magari provo domani pomeriggio, sulla prima parte, almeno il pomeriggio, ci posso provare. Non ve lo assicuro, non ve lo garantisco. Per cui, per restare appunto sul sicuro, io vi faccio adesso i miei saluti di fine anno, ringraziandovi per avermi accompagnato in questo progetto, perché comunque alla fine ormai sono tipo 6 mesi che faccio dirette su Twitch. C'era chi addirittura prima mi scriveva quelle che facevo su Instagram, però insomma grazie della fiducia, dell'affetto che dimostrate e la partecipazione, perché comunque tra dirette condivise con la teglia di Alice, con Mirko, eccetera, eccetera, con Proxima, di cose ne abbiamo fatte in questi 6 mesi, cioè, non ci siamo proprio esattamente annoiati e fermati. E ovviamente l'anno prossimo mi piacerebbe che ci fosse ancora più partecipazione, ancora di più, insomma. E cose perché mi impegnerò che sia così. Per cui io vi ringrazio, vi saluto, intanto vi auguro buon appetito per oggi. Restate a digiuno il più possibile in vista del veglione di domani, almeno per quelli che insomma hanno intenzione di fare qualcosa, tipo teglia di Alice che vuole sfondarsi di cibo asiatico fatto in casa. Giovane Luca, un bacione anche a te. Gatto Franz, grazie, ce l'abbiamo fatta, sono contenta di averti visto, magari capita che ci ribecchiamo domani, altrimenti presto. E un buongiorno a tutti, fate i bravi, mi raccomando, fate i propositi per il 2023, che sono sempre importanti, perché sono quelle cose che nessuno rispetta mai, per cui è importante avere dei punti di riferimento, un po' come la mescata dei biscotti. Che ora vado a chiudere di nuovo. Come gli rubano.